ascoltano la mia voce, dice il Signore, e io le conosco ed esse mi seguono. Sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù parlò dicendo: guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che chiudete il regno dei cieli davanti alla gente. Di fatto non entrate voi e non lasciate entrare nemmeno quelli che vogliono entrare. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che percorrete il mare e la terra per fare un solo proselito e, quando lo è divenuto, lo rendete degno della Geenna due volte più di voi. Guai a voi, guide cieche, che dite: se uno giura per il Tempio, non conta nulla, se invece uno giura per l'oro del Tempio, resta obbligato. Stolti e ciechi, che cosa è più grande, l'oro o il tempio che rende sacro l'oro? E dite ancora: se uno giura per l'altare, non conta nulla, se invece uno giura per l'offerta che vi sta sopra, resta obbligato. Ciechi, che cosa è più grande, l'offerta o l'altare che rende sacra l'offerta? Ebbene, chi giura per l'altare, giura per l'altare per quanto vi sta sopra, e chi giura per il Tempio, giura per il Tempio e per colui che lo abita. E chi giura per il cielo, giura per il trono di Dio e per colui che vi è assiso. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Dice San Paolo che noi siamo redenti e salvati da Cristo a prezzo del suo sangue. E allora è giusto, è necessario che noi facciamo conoscere con la parola del Vangelo il mistero della redenzione e della salvezza. Egli scrive alla comunità di Tessalonica, alla quale ha dedicato parecchio tempo di evangelizzazione insieme ad altri discepoli, e hanno reso questa comunità celebre per la fede, per la carità verso le altre comunità. E allora questo è il modo di leggere la volontà del Signore, di capire la parola del Vangelo e di seguire Gesù nella carità. La Chiesa è definibile carità, che vuol dire amore e grazia, fedeltà e pazienza. Dove la Chiesa arriva e con queste note si manifesta agli idolatri, ai pagani, ai miscredenti, agli atei, lì si incomincia a conoscere che cos'è il Vangelo, chi è Gesù, che cosa è la Chiesa. È importante questo, perché ci sono tante comunità che la languiscono oppure a malapena sopravvivono. Non va bene, ci vuole la comunità viva che parla al Signore, che crede nel Signore, che spera nella salvezza, che pratica la religione.
quando il Signore qui rimprovera, guai a voi, guai a voi, guai a voi, tre volte lo ripete, perché? Perché state lì, non entrate, non fate entrare. Voi percorrete il cielo e la terra per fare un discepolo e poi lo rendete peggiore di voi. Ciechi, se uno giura per il Tempio non conta nulla, se invece giura per l'oro del Tempio resta obbligato, così dicevano questi sacerdoti e scribi e farisei. Ma Gesù dice: il Tempio, quello che è nel Tempio è sacro. Perché? Perché il Tempio è del Signore e tutto quello che viene offerto al Signore diventa sacro perché è offerto a Lui. Ciechi, lo ripeti più volte e alla fine chi giura per il cielo giura per il trono di Dio e per colui che vi è assiso. Il giuramento alla fine ha valore perché è fatto nel nome di Cristo, ma non serve il giuramento. Una volta che siamo arrivati alla vera fede, il sì vale sì, il no vale no, non c'è bisogno di aggiungere altro, di andare a, come dire, a scomodare, a trascinare Dio delle questioni nostre, temporanee, terrene, che passano, come passiamo noi. Quello che non passa è la nostra speranza in Cristo e il suo perdono. Una volta che il Signore ha cancellato, ha cancellato. Una volta Sant'Antonio aveva parlato della gravità del peccato e della bellezza della misericordia di Dio con tanto entusiasmo e chiarezza. Allora un ascoltatore si mise in un angolo e scrisse velocemente un quaderno dove annotava tutti i suoi peccati per non dimenticarne nessuno, perché voleva veramente l'anima pulita, lavata dal perdono di Dio. Quando si inginocchiò per confessarsi e voleva leggere, perlomeno scorrere con l'occhio per ricordare, non dimenticare nessun peccato, quel quaderno che aveva scritto era bianco, non c'era scritto più niente. Con meraviglia ha detto a Sant'Antonio: ma io ho scritto, qua non c'è più niente, tutto cancellato. Allora gli dice Sant'Antonio: Cristo ha cancellato, tu hai scritto con pentimento e Cristo ha cancellato con misericordia, quindi i tuoi peccati non esistono più. Nella Bibbia dice un'espressione così: quando voi tornate a me pentiti dei vostri peccati, io metto l'abisso tra voi e i vostri peccati. Non c'è più la distanza tra voi e me. Quando voi siete pentiti, mi amate, mi invocate, mi pregate, ma io vi abbraccio, vi ho già perdonato. E anzi, sappiamo che il perdono stesso è una grazia di Dio, perché certe volte il cuore indurito non cambia, nonostante che la mente riconosce che quel peccato è un'offesa a Dio e si deve cancellare. Oggi facciamo la festa di Sant'Agostino, grande convertito, 354-430, in 76 anni ha fatto tantissime cose stupende. Prima è stato, come dire, il chiodo, il dolore continuo di sua madre, Santa Monica, una donna cristiana, fervente, che si ritrovava con questa disgrazia in famiglia, un figlio che non credeva, correva dietro le filosofie vane. Era un uomo molto intelligente, colto, insegnava addirittura nella cattedra di Roma la filosofia,
Però tutto questo non lo saziava, non gli dava la pace del cuore. Allora alcuni amici lo consigliano di andare nella scuola dei filosofi di Milano, era una delle più celebri dell'epoca, e lì continua a cercare, a faticarsi, ma non trova mai quello che cercava. Finalmente incontra Sant'Ambrogio, viene catechizzato, viene battezzato e incomincia a praticare la fede con quel fervore di straordinario convertito. Poi viene ordinato sacerdote, anche vescovo. Sua madre finalmente è felice, e quando la madre muore lui dice al Signore: non ti rimprovero perché me l'hai tolta, ti ringrazio perché me l'hai data. L'amore della madre, le preghiere della madre hanno portato questo figlio a tanta altezza di santità. Poi è tornato in Africa, lì ha fondato tanti monasteri, ha scritto tantissime cose sulla mistica, sull'esegesi cristiana e così via, sulla santità. I suoi consigli sono ancora vivi oggi. I predicatori ben preparati citano sempre le parole di Sant'Agostino, perché sono parole profonde. Tra le altre famose, quella in cui dice: Signore, io mi affannavo a cercarti fuori di me nelle cose, e tu invece eri già dentro di me. Adesso che tu mi hai conquistato, io voglio conquistare te, e temo che tu un giorno possa passarmi vicino per chiamarmi e io non ti senta, io sono distratto, quindi è un esempio, un modello di vera santità. Noi dobbiamo ringraziare lo Spirito Santo che continua così a lavorare dentro il cuore, dentro la mente di quelli che il Signore ha già chiamato, e noi così chiamati siamo benedetti, siamo santificati, siamo glorificati insieme a Gesù e siamo benedetti in eterno. Eleviamo a Dio la nostra preghiera. Diciamo insieme: ascoltaci, o Signore. Sant'Agostino da Tagaste, la verità cercavi e brancolavi, la fede di tua madre a te non basta, si imprime in te la grande sua virtù, ma l'intelletto resta sempre incerto. A Roma sono i grandi pensatori, la scuola dei migliori tu frequenti, ascolti tutto quelli che si dicono, non trovi quel che cerca la tua mente. Gli amici ti sospingono a Milano, sperando che il tormento tu risolva. Filosofia, retorica, politica non fanno che deludere il tuo sogno. E quando la bravura e la fortuna sul risalir dell'onda t'hanno posto, per nulla trova pace la coscienza e nulla basta al cuore tormentato. Non ti ritrovi tutto in quel che dici e meno ancor t'appaga quel che scrivi. Al cuor di Dio bussa la tua mamma e chiede a Lui la luce che tu brami. Oh, quante amare lacrime versò! La grazia si scontrava con l'orgoglio. Eterni sembran gli anni dell'attesa, ma la tenace lotta lei continua. L'inizio della resa si rivela il giorno in cui cercasti il grande Ambrogio. S'accese nel colloquio la speranza.
E forse proprio Dio che sto cercando? A colpi di sapienza e di pazienza avanza il Santo Vescovo nell'opera. Un Dio che muor può dare a me la vita? Colui che mi redime mi perdona? La verità si compie nella fede. Filosofo, ti fulmina l'amore, mai più ti fermerai nel ricercare, però ti guida luce ad altra luce. La verità che sazia l'intelletto, di santo ardore il cuore fa vibrare. Adesso puoi gridare al tuo Signore, o non saper che tu cercavi me. La quiete ch'ora è scesa nel mio cuore, invano l'ho cercata nelle cose, poiché sei tu che solo la puoi dare, e in te ritrovo tutto ciò che amo. Ognor più sete tu mi fai di te, sei tu l'arsura e sei la mia sorgente. La fiamma sei che l'anima mi incendia e fa passione il sommo mio godere.